Avrebbe posto in essere condotte prevaricatrici e maltrattanti verso l'ex coniuge fino a picchiarla 2 settimane fa al termine dell'ennesima lite dopo che la donna lo aveva soccorso per un incidente stradale. Protagonista della vicenda è un 54enne di Prato Lapeligna che è stato arrestato nella serata di ieri su ordine di custodia cautelare domiciliare firmata dalla GIP e Tribunale di Sulmona Francesca Pinacchio. L'accusa è quella di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato accompagnato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'interrogatorio di garanzia che si svolgerà nei prossimi giorni. Inoltre, gli è stato applicato il braccialetto elettronico per il pericolo di reiterazione del reato. L'attività investigativa e l'attivazione del codice rosso hanno preso le mosse dalla querela dell'ex moglie che non avrebbe retto ai continui soprusi e ai presunti maltrattamenti. Il fattore scatenante sarebbe stato l'episodio di 2 settimane fa, quando tra i due, dopo l'incidente in auto dell'uomo, sarebbe scoppiata una lite, nel corso della quale il 54enne avrebbe picchiato la sua ex consorte, che era giunta in suo soccorso. Un episodio che deve servire a pochi giorni della ricorrenza del 25 novembre a tutte le donne per intercettare la violenza, a denunciare al primo segnale, in una sola settimana, l'aggressione, ma anche il tentato femminicidio di Capestrano. Due furti nel giro di pochi minuti nello stesso quartiere, in pieno pomeriggio. Sul territorio peligno si teme una nuova ondata. Dopo il caso di madre e figlia narcotizzate in via Dalmazia, il raid in 3 appartamenti di Pratola, i banditi sono tornati nel capoluogo peligno, prendendo in mira 2 abitazioni collocate nell'area di via l'Europa. Il bottino non sarebbe ingente, ma le modalità di esecuzione dell'azione delittuosa non lasciano tranquilli i residenti della zona. In un'abitazione l'inquilina avrebbe avvertito dei rumori durante il riposo pomeridiano, facendo desistere i topi di appartamento costretti alla fuga. In un'altra casa il furto sarebbe stato perpetrato mentre il proprietario si trovava in garage. Il rischio di ritrovarsi faccia a faccia con i ladri rimane alto, proprio come accadde la scorsa primavera, quando gli inquilini erano al piano di sotto e i banditi a quello di sopra. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, che hanno svolto i primi rilievi sul posto, l'auspicio che non sia l'inizio di una nuova ondata di furti. Non solo carenze di personale e tempi di attesa, ma anche professionalità adeguate per gestire le più delicate situazioni. Il rovescio della medaglia per l'ospedale di Sulmona viene scoperto da una donna che ringrazia l'equipe sanitaria dopo un incidente domestico. Alle prime ore del 20 luglio scorso sono stata ricoverata nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Sulmona per un trauma domestico. Oggi ho il piacere di ringraziare pubblicamente il dirigente responsabile Fabio Lombardi, che mi ha curato con professionalità ed efficienza, racconta Maria. Sono stata infatti sottoposta a un delicato intervento chirurgico in regime di urgenza, perfettamente riuscito, tanto da permettermi la mobilizzazione già dal giorno successivo dell'intervento stesso. Nel post-operatorio sono stata seguita da lui con assiduità e cortesia. Ho avuto un rapido recupero clinico. Già dopo 30 giorni ho recuperato ampia autonomia di movimento. Ringrazio inoltre i medici, gli infermieri, i fisioterapisti del reparto, tutti esperti, sempre disponibili. Un grato pensiero va anche al prezioso servizio ADI che mi ha consentito di rientrare in casa in nona giornata post-operatoria al 118 e al servizio di pronto soccorso, che mi hanno prestato la prima assistenza con rapidità e competenza, al personale di sala operatoria, a quello di rianimazione che mi è stato vicino. La cooperazione sociale come modello per il rilancio delle aree interne, ma anche per fornire adeguate risposte ai bisogni delle persone. E questo è il filo conduttore del convegno della Horizon Service, che taglia il traguardo del quarto di secolo di vita, 25 anni dalla sua costituzione e dalla fondazione sul territorio. Tempo di bilanci, di guardare indietro, di guardare risultati, ma anche di rilanciare le attività. Per noi oggi è un momento di festa. Raggiungiamo i 25 anni di storia, che crediamo sia una storia non solo nostra, ma crediamo che sia una storia anche per il territorio. Negli anni abbiamo erogato servizi a persone svantaggiate, a persone bisognose, e ci auguriamo, diciamo, che questo momento possa essere, come dire, solo l'inizio di una storia che vada sempre in crescita. Questo per noi è un convegno particolarmente importante, perché è un convegno, appunto, che viene dopo tanti anni di storia, un convegno nel quale abbiamo pensato bene di coinvolgere tutti quegli operatori, tutte quelle persone che oggi collaborano con noi, ma sia in termini di amministrazione pubblica sia in termini di lavoratori. Io in questo momento mi sento davvero di poter ringraziare, di dover ringraziare quelli che sono i colleghi e tutte le persone che ogni giorno si operano per il bisogno degli altri.
Oggi siamo molto felici come Lega Coop di festeggiare i 25 anni di Horizon Service, una delle principali cooperative sociali di questo territorio, e proprio oggi abbiamo cercato di riflettere su come la sanità e il sociale possono integrarsi nello sviluppo positivo del territorio, valorizzando il ruolo della comunità e il ruolo della cooperazione nella sua attenzione particolare verso la comunità. È un momento importante perché, oltre a festeggiare un traguardo importante per la cooperativa, siamo riusciti a fare, penso, quello che di più importante riusciamo a fare come movimento cooperativo, quello di interloquire con la società, le istituzioni, per costruire una società più giusta e con meno disuguaglianze. E questo è quello che vorremmo realizzare, costruendo percorsi che, soprattutto sulle aree interne, riescono a dare opportunità in più ai cittadini, passando soprattutto dalle nuove opportunità che sulla sanità e sociale, come modello di integrazione, possiamo garantire come cooperazione in questo paese. Questo convegno mette il centro sul ruolo significativo, particolarmente significativo, della cooperazione sociale nell'ambito delle aree interne, quei luoghi dove l'assenza di opportunità di lavoro, di servizi, la difficoltà della mobilità rendono più difficile la vita alle persone. Horizon Service è una cooperativa che da questo punto di vista si è impegnata particolarmente, soprattutto nell'area dei servizi alla persona, della presenza domiciliare. E la sua realtà e i 25 anni di vita testimoniano anche della necessità e dell'importanza per questi territori. Noi possiamo essere complessivamente quell'elemento di sviluppo e di promozione delle aree interne per fare in modo che l'Italia possa crescere in maniera più uniforme e per contrastare le disuguaglianze che in questi anni si sono create, anche territoriali. Si è tenuto presso il Cinema Pacifico di Sulmona il secondo appuntamento con le giornate della legalità. I destinatari dell'iniziativa sono le giovani generazioni, con centinaia di studenti delle scuole medie superiori di Sulmona e del comprensorio che hanno assistito alla proiezione del film Young Europe di Matteo Vicino, lungometraggio prodotto dalla Polizia di Stato. Sì, la Polizia di Stato comprese che l'unico modo per far capire un concetto ai giovani era l'arte, quindi sono stato chiamato per tentare questa impresa. Al momento Young Europe è l'unico film sulla sicurezza stradale che sia mai stato realizzato e per fortuna ancora oggi, dopo 12 anni, ha un grande risultato. Ad accompagnare la proiezione, la presenza del regista Matteo Vicino, che ha incontrato gli studenti al termine del film per un'importante condivisione sul tema trattato. Presente anche la consigliera regionale, presidente dell'Osservatorio regionale per la legalità, Antonietta Laporta, e alcuni cittadini che hanno portato la loro toccante testimonianza. Sì, direi che va tutto molto bene perché il Cinema Pacifico è pieno di studenti, ci sono circa 200 studenti ad assistere alla proiezione di questo film che affronta la drammaticità degli incidenti stradali. È importante per noi sensibilizzare i ragazzi su tematiche che a volte possono sembrare scontate, ma che magari con piccole regole quotidiane riescono a dare il giusto supporto ai ragazzi per la loro crescita. L'iniziativa si inserisce all'interno di un programma più ampio che prevede incontri, proiezioni, uno spettacolo teatrale, testimonianze ed approfondimenti in gran parte della provincia dell'Aquila. L'evento culturale è sostenuto dall'Osservatorio regionale della legalità ed organizzato dall'Associazione Culturale Novecento. Siamo al secondo appuntamento di un calendario che prevede tre incontri, proiezioni, spettacoli teatrali sul tema della legalità. Un percorso avviato già nel maggio scorso con uno spettacolo teatrale proprio qui a Sulmona, su Falcone e Borsellino. Oggi invece parliamo di sicurezza stradale con un film del giovane regista Matteo Vicino, Young Europe. È un film che, insomma, parla di, appunto, sicurezza stradale, del dramma delle vittime della strada. Quindi non è casuale, diciamo, la presenza di centinaia di ragazzi, sperando di sensibilizzare loro su un tema talmente drammatico e attuale.
Il comune di Scanno stanzia 12.000 euro per i lavori di sistemazione della scarpata in località San Martino, precisamente in via Pescara, dove lo scorso 4 novembre un enorme masso si era staccato dalla parete rocciosa piombando su una vettura in sosta di proprietà di una donna, il tutto a 50 metri da un residence. Il preventivo approvato dagli uffici comunali si è reso necessario per gli interventi di sistemazione della scarpata al fine di rimuovere ulteriori elementi di criticità e pericolosità. Il masso di dimensioni stimate 6 metri per 6 e 3-4 metri di altezza per 150 metri cubi aveva completamente schiacciato l'auto, si era fortunatamente arrestato senza raggiungere le case poco più giù, anche se 4 famiglie sono state evacuate a titolo precauzionale. I lavori per la messa in sicurezza della parete rocciosa erano iniziati a marzo con delle perforazioni per agganciare reti in aderenza e barriere paramassi. Sette medaglie d'oro, una d'argento, tre di bronzo e un complessivo di 11 podi conquistati. Sono i numeri del Dinino Team ai campionati regionali di kickboxing svoltosi a Pescara lo scorso sabato. Una prima fase positiva alla quale farà seguito il secondo appuntamento regionale in programma a Chieti il prossimo 17 dicembre. Gli atleti del team sulmonese si sono contraddistinti sulla pedana calpestata da 160 partecipanti provenienti da tutto l'Abruzzo. Gradino più alto del podio conquistato da Fabio Colangelo, Gregory Marinucci, Fabio Zarlenga, Andrea Presutti, Paolina Colonico e Davide Guadagnoli. Proprio Guadagnoli si è concesso il bis con 2 ori conquistati in 2 specialità diverse. Rocco Gesualdo porta a casa l'unico argento. Ad andare al bronzo sono Paolo Varrasso, Marco La Civita e Yuri Colangelo. Hanno sfiorato il podio Lorenzo Pacifico, quarto, e Daniele Marrollo, quinto. Hanno preso parte alle competizioni Gioco Sport per gli Under 10 anche i giovanissimi Simone Sito e Matteo Di Giosia. Molto soddisfatti i due maestri Antonio e Davide Dinino, che si aspettano un'altra grande prova tra un mese, quando nel capoluogo teatino si continuerà a lottare per staccare il pass per la fase nazionale. A scuola d'impresa Confindustria è stata ospite del Polo Fermi. Gli studenti del Polo Scientifico Tecnologico scoprono le realtà della piccola e media impresa del territorio peligno. Questa mattina, nella giornata del PMI Day, Confindustria L'Aquila ha incontrato gli alunni del Polo Scolastico assieme agli esponenti delle imprese locali. Il messaggio lanciato è quello della restanza imprenditoriale, ovvero rimanere nel proprio territorio, investendoci nonostante il fragile tessuto economico-sociale. Gli studenti del Fermi sono andati a scuola di imprenditorialità, ascoltando con encomiabile attenzione le storie e le testimonianze dirette delle diverse aziende peligne, dalla clinica San Raffaele alla Pavind, passando per William Di Carlo, Elital, Beta ed Erme Innovation e Coreversa. Un contatto a tu per tu con il mondo del lavoro, che sicuramente spianerà la strada. Per lo spazio dedicato ai giovani che la Camerata Musicale propone anche quest'anno nella quarta edizione al foyer del Teatro Comunale Maria Caniglia, è la volta di 4 giovanissimi musicisti che esprimono il loro talento suonando strumenti diversi, dal pianoforte di Matteo Di Cato, alla fisarmonica di Francesco Scarselli, alle percussioni dei coetanei Diego Ricotta e Manuel Massari. Sono loro i protagonisti del giovedì scorso al foyer del Teatro Comunale Maria Caniglia, con un sogno comune: conquistare nei prossimi anni la scena musicale italiana ed internazionale, se è possibile. Sono tutti poco più che 17enni e vengono da esperienze differenti. Ascoltiamoli. Matteo Di Cato, allora, al pianoforte, si esibisce al pianoforte. Quante, a che età hai toccato per la prima volta un pianoforte? Beh, avevo 9 anni quando ho preso la mia prima lezione di pianoforte qui alla Scuola di Musica Popolare a Sulmona. E quanti anni c'hai adesso? 15. 15 anni, giovanissimo. Cosa ci farei ascoltare questa sera? Stasera suonerò un preludio di Rachmaninoff, il quarto dell'opera 23, una mazurka di Chopin, opera 17 numero 4, e il notturno di Respighi, dai 6 pezzi per pianoforte.
Francesco Scarselli, che cos'è? È una fisarmonica, cromatica. Che tipo di fisarmonica è? È una fisarmonica cromatica, 120 bassi sulla mano sinistra. Senti, quando hai toccato una fisarmonica per la prima volta? Allora, io ho iniziato all'età di 6 anni con l'organetto, che in realtà viene chiamato organetto ma si chiama fisarmonica diatonica, all'età di 6 anni, e la suono attualmente da 10 anni, quindi, perché ho 17 anni. Invece la fisarmonica la suono dal 2020 con il maestro Renzo Ruggieri di Roseto degli Abruzzi. Che ci fai ascoltare questa sera? Vi farò ascoltare dei brani jazz, varietà, alcuni composti dal mio maestro, altri arrangiati dal mio maestro, quindi dai tanghi alle sambe e anche un po' di jazz. Massari, sì. La marimba, sì. Ecco, velocemente, che cos'è la marimba? Come è fatta? È uno strumento a tastiera simile allo xilofono, molto più grande, è dotato di tasti in legno, è un bello strumento, che consiglio. Che suono ha? Ha un bel suono caldo, quindi molto caldo, molto piacevole all'ascolto. Piacevole. Sì. Hai fatto scuole di musica? Frequento, sono al quarto anno all'interno di un liceo musicale in provincia di Torino, in particolare Chivasso. Che ci farei ascoltare questa sera? Primo Bach, Mozart, Astor Piazzolla e via dicendo. Diego Ricotta, sono la marimba. Hai fatto scuole? Sì. Di musica. Io sono da un bel po' di anni, ho iniziato la musica da una scuola media di indirizzo musicale in provincia di Torino. Non sapevo cosa fosse le percussioni a tastiera che suonerò questa sera, non sapevo nulla di tutto ciò. Ero partito con la convinzione di non fare uno strumento, ma per provare ho iniziato e alla fine ho finito per continuare in un liceo musicale. E ti piace fare? Sì. Ti piace suonare la marimba? Sì, e infatti qui oggi suoneremo dei pezzi. Che ci farete ascoltare, perché suonate insieme? Sì, suoniamo insieme vari pezzi, anche con un pianista, di Piazzolla, Bach, Mozart ed altri.